Uè ragazzi e bentornati! Oggi vi farò vedere i miei sponkill nel mondo di Pietralegno. Per Pietralegno qualsiasi difesa dalla 1 alla 10 non avrete bisogno di trappole, vi basterà un compagno che vi aiuti o semplicemente un paio di trappole per ogni passaggio, vi aiuteranno un sacco. Inutile dirvi che non vi servirà tutto ciò per le vostre difese iniziali di Pietralegno, però se volete star tranquilli durante la modalità Endurance guardate pure questo video. Partiamo subito! Allora, partiamo dal mio scudo antitempesta. Come vedete è buildato così, non per una ragione particolare, semplicemente ho stoccato un po' di risorse all'epoca. Quindi abbiamo il mio scudo antitempesta così. E partiamo dallo spawn di est, che sarà l'unica direzione in cui ci attaccheranno il nostro scudo antitempesta. Innanzitutto guardate com'è sistemata la mia pietra legno. C'è un tappezzamento qua, che potremmo anche togliere ma vi spiegherò dopo perché, che arriva fino a qui. Qui si alza leggermente e cominciamo il tappezzamento per quello che sono l'amplificatore A e l'amplificatore D. Poi abbiamo anche l'amplificatore B e l'amplificatore C di qua. Però per ora concentriamoci su questo. Volevo farvi vedere un attimo il sistema del mio tappezzamento, è molto bello esteticamente anche devo dire, e volevo anche dirvi di soprattutto non considerare questa parte qua sopra, semplicemente chiudete così. Tutto chiuso, qui dietro non c'è niente, non c'è neanche una trappola gas, mi raccomando, so che le vedete ma non ci sono. E questi sono i due tunnel, uno a sinistra e uno a destra. Ma guardiamo bene dall'alto che abbiamo modo di capire bene com'è lo sponkill. Allora, scudo di tempesta, qua c'è il mio tappezzamento. Una volta c'erano tutti i launchpad che mi facevano fare il giro di tutti gli amplificatori intorno. Ed ecco qua, guardate. Questo è lo spawn. Come vedete qui ho deciso di chiuderli perché mi trovavo bene appunto a chiuderli. Ecco, in sostanza possiamo evitare di mettere il tappezzamento lì se decidete di chiudere tutto così come ho fatto io, ok? Io ve lo sto facendo vedere per darvi modo sempre di effettuare le cose al meglio. Se non volete chiudere lo spawn, volete effettuare il tappezzamento, almeno avrete modo di capire più o meno come fare. Detto ciò, entriamo nel mio spawn kill, che è precisamente qua, ve lo ricordate, a Pietralegno non è difficile, hanno lo spawn che è particolarmente qui, qui, fino a qui dietro. Molte volte però a me è successo che mi attaccavano pure da qua, cioè che nascevano piselli direttamente da qui. Quindi una volta che nascevano qui i pavimenti sì, me li fanno fuori, però vabbè, a Pietralegno ho così tante strutture disponibili che non c'è bisogno comunque che vado a togliere e risparmiare, ok? Allora, abbiamo zombie che vanno di qua e zombie che vanno di qua. In sostanza loro preferivano andare di qua, ecco perché trovate questo genere di struttura, diciamo, molto lineare, molto pulita per far confluire gli zombie dentro questo tunnel e poi direttamente all'amplificatore, con le solite celle perditempo laddove possiamo, ok? I pugni che me li ributtano in tutte le direzioni possibili, qua sempre il solito tunnel, ok? Mi sembra abbastanza chiaro, è un giro intorno qua perché ho provato a chiudere da un lato, ma quando chiudevo da un lato mi spaccavano di là, poi mi spaccavano di qua. Allora, tralasciando tutto, tunnel anche di qua, da tutte e due le parti, ce lo possiamo permettere a Pietralegno. Ok, qui invece abbiamo il tunnel principale, semplicemente un giro S, e poi dritto per dritto con le solite celle perditempo che a noi piacciono tanto, che sono veramente veramente utili. Qua la cella perditempo è comandata dallo sbalzatore in terra che lancerà gli zombie qui e quindi li fermerà sulla pozza di bitume. Mi raccomando, le pozze di bitume usatele laddove sapete che comunque non arriveranno molti zombie, in modo che non dovrete cambiare la trappola dopo ogni mezza ondata. Poi abbiamo, guardate, queste due celle perditempo che sono grandissime, ok, qua effettuata dallo sbalzatore in terra e qua tutto tappezzato con gli sbalzatori in terra per quelli che sono gli smasher. Ok, mi sembra abbastanza semplice lo scudo antitempesta. Passiamo all'amplificatore A. Siamo all'amplificatore A, che è direttamente di fianco al mio scudo antitempesta, per intenderci in questa posizione qui. Cosa dovete considerare? In questo tunnel considerate due uscite, una superiore e una inferiore, perché sarà così, raga. Purtroppo molti zombie certe volte ci nasceranno anche da un luogo abbastanza lontano e quindi a noi toccherà fare un tunnel anche di qua. Guardate com'è, c'è la salita, semplicemente salgono dalla salita e poi io li faccio sbucare direttamente qui. Anche se il tunnel più importante è questo qui di destra, guardiamolo insieme. Allora, qui parte il mio amplificatore, quindi entriamo nel tunnel circondato da bordate che sono veramente utili in questo punto per quelli che saranno gli ultimi smasher alle ultime ondate. Veramente veramente importante, ok, solite celle perditempo che conoscete bene ormai. Qua abbiamo veramente un tunnel particolare perché arriveranno da di là
e molte volte persino da di qua. Nasceranno da di qua e faranno questo giro di qua, ok? Quindi voi potete optare per chiudere, ma non è sicuro al 100%. Avremo un piccolo spawn anche sopra questa collinetta. È un po' fastidioso anche pietralegno, ma non più di tanto, raga. Basta guardare bene le zone e vi risulterà tutto abbastanza semplice. Allora, cominciamo da in fondo, così capite abbastanza bene. Qua arriviamo dal fondo, ok? Abbiamo il piccolo spawn subito qua dove c'è la roccia, con i soliti pugni per buttarli indietro. Un po' di gas sopra, perché qua sopra ci nasceranno gli zombie, che decideranno di entrare, di andare di qua, perché è l'unica strada che gli ho lasciato libero, ok? Qua c'è un tetto, ma non si collega a nessuna parte, diciamo, del tunnel principale. Quindi è impossibile che ci camminino sopra al nostro tunnel. Quindi continuano, passano qui dentro, entrano e qui decidono se andare dritti di qua, che è la maggior parte delle cose che fanno gli zombie, ma molti zombie che non vanno da di là e passano da di qua, faranno anche loro la stessa strada. Guardate qui, ok? Attenzione però, perché c'è anche questo spawn da considerare. Questo qui. Se voi decidete di chiudere così, sappiate che comunque loro decideranno di spaccare, perché vedono qua come una strada molto più veloce, in effetti lo è. Quindi io le ho lasciato la strada aperta e molti nasceranno persino da sopra questa collina. Quindi lasciate intorno questa collina libera, raga, e cominciate con le gas di qua. Una gas, semplicemente. Poi, raga, gli fate la strada e un altro passaggino, che è quello che finiva sulla collinetta. Saranno relativamente pochi gli zombie che passeranno da qui. Quelli che riusciranno ad arrivare, poi ci sarà questo pugno, gli rilancerà tutti quanti giù e gli farà ripercorrere il giro a tutti quanti. Mi sembra veramente, veramente ottimo. Poi qua, raga, possiamo optare per aggiungere trappole, non so, fate voi, raga. È inutile che io vi dica che potete aggiungere a pietralegno, siamo veramente nel limite di brutto. Se fate la mia pietralegno come l'ho fatta io, sappiate che avrete un casino di strutture che vi rimangono ancora per poter costruire quello che più vi piace. Quindi potenziamo e torniamo al nostro amplificatore. Guardate qual è, ok? L'uscita era quella da in alto. Mi sembra abbastanza chiaro, lì una finestrella l'ho fatta per tenere sotto controllo la stanza perditempo, perché le stanze perditempo messe così alla fine del tunnel triggerano un po' gli smasher, cioè loro una volta che vengono lanciati nella stanza perditempo può essere che venga a prendere a cazzotti questo muro, quindi con la finestrella ci sparo io due colpi in caso, no? Mi sembra tutto abbastanza chiaro. Passiamo all'amplificatore B. Siamo all'amplificatore B. Come vedete l'amplificatore A era subito dietro le mie spalle, quindi alle spalle del mio amplificatore A c'è l'amplificatore B, imprecisamente in questa posizione. Allora, solito amplificatore buildato in una certa maniera. Guardate com'è, raga. Di là è tutto chiuso, eh? Tutto chiuso, mi raccomando, fate le stesse strutture che ho fatto io. Tappezzamento così, leggermente sovraelevato, però non ha importanza. Amplificatore, tunnel, soliti sbalzatori in terra che killano gli smasher, e soliti tunnel, diciamo, per così. Guardatelo. Tunnel principale e tunnel principale numero 2. Poi, allora ci sarà, guardate bene, l'amplificatore B, io mi porto all'estremo per farvi capire due cose. Innanzitutto ci sarà un piccolo spawn leggero da qui. Quindi loro cosa faranno? Da qui io inizierò a danneggiarli con le gas. Cercheranno o di scendere qui, quindi qui una volta che scendono ci sarà il mio pugno che comunque li ributterà qua giù. Però non mi è andata abbastanza male, qui cercheranno di buttarsi tutti da qui dentro. Una volta che entrano qui dentro, i zombie entreranno nello stesso tunnel di questi. Quindi raga, buildate, cercate di buildare nella stessa maniera più o meno, in modo che comunque fate cadere gli zombie nei miei stessi punti. Abbiamo le solite gas che cominciano a danneggiare gli zombie. Tunnel di destra e di qua tunnel di sinistra, dietro questo sbalzatore. Guardatelo. Ok, entrata di qua, così di qua li rilanciamo indietro. E ora che fanno tutto questo giro di qua, questo lanciatore me li rilancia indietro. Poi, raga, potete stendervi con gli aculi di legno. Non è vietato, cioè potete farlo. Decidete voi in base alle vostre strutture alla fine. Le cose essenziali fatele alla fine. Mi raccomando, fate le cose principali e poi aggiungete quello che vi pare. Ok, loro faranno tutti questa strada, entreranno di qua. Quindi qua abbiamo niente, qualcosa per fargli comunque perdere un po' di tempo. Lanciatore a muro e forse qua direi che è ora di sostituire con un bel lanciatore a muro. Quindi gli rilanciamo indietro, di qua facciamo la solita alternanza. Mi piace molto fare dinamo, dinamo luce a muro, dinamo luce a muro. Qua l'avevo buildata quando ancora le bordate non le avevo, quindi ne ho aggiunte un po' qua e là, però raga,
buildate un po' come vi pare nei muri, eh. Io vi consiglio le bordate qua e qua, qua e qua, assolutamente. E qui dove c'è la bordata non vi consiglio la bordata, ma tipo un dardo sarebbe l'ideale. Poi decidete voi, comunque. La bordata fa molto più male, sì, però triggera il salto degli sbalzatori e dei pugni. Quindi il tunnel mi sembra abbastanza semplice. Arriva di qua e quello di qua. Infine, dove c'è l'apertura precisamente qua per far cadere gli zombie dall'alto, mi raccomando. E anche di qua. Quindi qui abbiamo fatto le stanze per di tempo, sì, però senza gas, raga. Senza gas, anche se qui comunque potremmo mettercela, ma ricordatevi che io ci ho messo il pugno qua, che mi rilancia gli zombie giù. Mi rilancia gli zombie qua giù e me li fa confluire nel tunnel, qualora non si sa mai qualcuno viene qua a spaccare, no? Anche se non mi è mai successo finora. Io preferisco stare leggermente più tranquillo così, sinceramente. E questo è quello che riguardava l'amplificatore B. Guardiamolo un attimo ancora tutti insieme. Ok, tutto qua. Non è difficilissimo da difendere, per fortuna ci attaccano solo da questo punto qua. Passiamo all'amplificatore C. Anche qua mi sembra abbastanza semplice, doppio tunnel. E ricordatevi assolutamente di chiudere di qua, raga. Chiudete, chiudete pure di qua e state veramente tranquilli. Niente tappezzamento perché, raga, allora, se fate i miei passaggi come li ho fatti io, con tutti i tetti così, non c'è bisogno del tappezzamento. Io un paio ve li ho costruiti laddove comunque magari le zone erano leggermente più critiche, per darvi un'idea di come potreste costruirla, ok? Qui perché l'ho fatto? Perché c'è quello spawn fastidioso lì. C'è quello spawn fastidioso, però guardate come l'ho tirato lungo. Potremmo sicuramente dimezzarlo, ok? Guardate. Magari da qui. Guardiamo con calma i due passaggi. Allora, quello di destra, guardate. Molto semplice, senza perdere tempo di qua. Girettino di qua e l'entrata che è di qua. Qua abbiamo lo spawn. Quindi guardate le gas, non sono tantissime, ma sono messe giusto all'inizio dei vari tunnel. Guardate questa stanza, che farà sì che mi rilancia gli zombie direttamente di qua, quindi perdono il tempo di qua. E qua la stanzetta che farà entrare tutti gli zombie. Giro S e poi l'amplificatore. Ok, non mi sembra particolarmente difficile, molto molto semplice, stanza perdi tempo. Ok, e i due tunnel. E questa è la via perditempo, chiamiamola così. Arrivati qui, 1, 2, 3, 4, addirittura 5 sbalzatori da questo punto. Dovrebbero bastare, no? Che dite? Passiamo all'amplificatore D. Allora, questo è il mio amplificatore D, precisamente in questo punto. Dunque, raga, questo sarà il nostro D, il nostro Devil, perché ci attaccano da 3 punti. Però ovviamente non si può definire Devil in quanto i punti sono veramente semplici da difendere. Anzi, posso dirvi la verità, Pietralegno è carina da difendere. Potete veramente fare 1000 build diverse, potete provare quello che vi pare perché la mappa è strutturata in una maniera veramente comoda. Cominciamo dal primo spawn, che è questo qui. Ve lo ricordate dove c'è la grotta, la famosa grotta dove si lasciano i premi? E qua abbiamo il primo tunnel che parte dall'alto, perché ovviamente di qua non c'hanno la discesa. Ce l'hanno da lì, molti infatti, molti zombie volevano comunque andarmi a spaccare di qua. Adesso vi faccio vedere. Andarmi a spaccare di qua. A noi non interessa che i zombie prendano questa zona. Se volete star tranquilli, buildate ulteriormente. Se no, se non volete rischiare, fateci un altro passaggio di là in sostanza, ok? Quello è un passaggio dello spawn di prima, quindi non confondetevi, eh. Qua quindi solite gas, non troppe perché comunque abbiamo un altro amplificatore qui fastidioso. Gas, bordata, pugni, pugni, pugni dove possiamo, celle per di tempo, celle per di tempo, ok. Qua abbiamo la bordata. E qua l'ultima cella per di tempo, l'ultima cella per di tempo, dopodiché gli zombie cadranno qua e salteranno. Abbastanza semplice da questo punto, molto minimale, non abbiamo neanche sprecato troppe risorse. Potete benissimo optare di fare qualcosa in più, raga. Potete benissimo optare di mettere qualcos'altro in più, qualche trappola in più, insomma. Io sono stato così, ma potete decidere voi, in sostanza. Adesso, D verso sud. Guardiamo D verso sud. Qui perché è aperto? Perché con gli spawn ravvicinati mi nascevano da qui. Quindi rimuovendo questo tetto qui davo modo di farmi anche gli spawn ravvicinati tranquillamente. Però raga, voi fate come vi pare, eh. Allora, tunnel di destra e tunnel di sinistra. Guardiamo prima quello di sinistra. Semplice tunnel, solito, che arriva direttamente a qui. A qui perché loro avranno uno spawn che è qui. Essendo qui lo spawn, loro decideranno, alcuni di andare qui dentro
e alcuni di andare qui dentro. Guardate, il tunnel semplice di qua, molto molto semplice, con la stanza per di tempo subito all'inizio. Quindi le gas qua, solito passaggino iniziale, che li fa perdere anche qua molto molto tempo. E di qua abbiamo la solita entrata, ok, guardate. Pugno che mi li rilancia di qua, quindi loro cercheranno di venire da di qua. E di qua il pugno che mi li rilancia tutti indietro. Semplicemente il pugno che mi li rilancia indietro. Qua, raga, potete benissimo decidere di metterci una pozza di bitume, fermarli, in modo che dia il tempo di ricaricarsi a questo pugno muro. Quando si ricarica me li ributta tutti indietro gli zombie. Ok, ora con le pozze di bitume, qualcuna qua e là possiamo anche metterla. Mi raccomando però, ricordatevi le regole che vi ho detto. Ora abbiamo lo spawn da ovest. Attenzione, lo spawn da ovest anche qui si divide in due. Molti spawn si dividono in due qua a Pietralegno. Cominciamo da quello da sinistra. Come vedete, guardate, qua è tutto un rilancia giù perché abbiamo una salita naturale, quindi loro dovranno per forza fare questa salita. E se ci riescono, raga, guardate, ci sono questi pugni che rilanciano tutti giù. Rilanciano tutti giù, persino da di qua. Ma per farvi capire bene il concetto del tunnel, raga, partiamo dall'inizio, sennò mi rendo conto che è veramente complesso. Allora, guardate, qua è dove abbiamo i nostri trenini, ok? Ci ricordiamo? E il loro spawn sarà precisamente da qui. Tutto chiuso, 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 raga. Mi raccomando, chiudete anche voi. Essenzialmente doppio strato qui, vi consiglio doppio oppure triplo. Se ho fatto triplo io c'è una ragione. Chiudete tutto il possibile, ok? Guardate quindi, spawn bello largo, perché tanto sarà qua in fondo lo spawn, quindi state veramente tranquilli. Spawn bello largo, qua le celle per di tempo iniziali, muro che mi rilancia indietro col pugno, quindi loro da qui saliranno di qua, gas, pugno che mi li rilancia, pugno che mi li rilancia e tre pugni che mi li rilanciano tutti giù, ok? Adesso avete capito bene com'è? Poi, raga, lì, visto che ci ho messo gli sbalzatori in terra, sinceramente potremo decidere di far ciò. Guardiamo quello di destra ora. Ok, amplificatore D, amplificatore D, spawn di destra. Guardate, lo so, è abbastanza complesso questo amplificatore D. Celle per di tempo. Ok, passaggino a S, perché qua c'è la loro salita, quindi è perfetto, perfetto. Guardate, mi sembra abbastanza chiaro. Ok, celle per di tempo lì, anche se non so se funzionino veramente, sinceramente, raga. Sono ancora in fase di testing, ma era una cosa che avevo fatto in passato comunque. Molto semplicemente, questo è lo spawn. E qua partiamo con le gas. Tappezzamento, raga, guardate qui come è fatto. Perché qui, sì, le streghe saranno un problema da questo punto, perché cercheranno di lanciare comunque. Raga, io spero di essere stato abbastanza chiaro con questo video. Essenzialmente a Pietralegno potete anche fare a meno delle trappole, ve lo dico io sinceramente, pure per tavolaccia, Però è anche vero che c'è qualche persona che vuole sbizzarrirsi e mettersi alla prova affrontando tutto in solo, magari senza sparare. Quindi, raga, io vi ringrazio di aver guardato il video. Mi raccomando, lasciate solo un bel like per supportarmi. Noi ci vediamo con il video di domani. Sì, lo so, sto lavorando alla serie che tanto vi dicevo, ci sto mettendo tutto me stesso, raga, sarà una vera sorpresa. Bella bella!